Le chiacchiere del venerdì sono tornate! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi c'è qui il mio piccolo Enzino che piano piano sta guarendo. Saluta! Ciao! Ciao! Allora, oggi siamo qui per le chiacchiere del venerdì in compagnia di una carissima amica che ho sul web, Elena De Velena. Il suo canale e il suo video corrispettivo al mio lo troverete proprio qui. Ciao Elena! Elena è una carissima amica che ho avuto modo di conoscere finalmente a Bologna, alla Fiera della Creatività, e la ringrazio tantissimo di essere venuta e soprattutto di essere proprio uguale a come appare nel web. Quindi, se andate nel suo canale e vi piacerà, state tranquilli che è proprio così lei, anzi, ancora più bella dal vivo perché è magrissima, altissima, è una bellissima ragazza. E allora, il primo video da quando sono tornata da Bologna, una sensazione stranissima rimettermi davanti alla videocamera, ancora di più perché adesso so chi c'è dall'altra parte e oggi più che mai perché a Bologna eravate tantissimi. Ringrazio veramente tutti di cuore per essere venuti, per essere stati così dolci, carini, affettuosi con me, ma soprattutto con Gabriele e con Enzo. Tutti eravate curiosi di conoscere Poti e siete stati gentilissimi anche con Gabriele. E Buclè non c'era, amore? Sì, che c'è. E qua, guardate, qua c'è Buclè, qua siamo tutti, eh? E allora, del resto, per le chiacchiere del venerdì si riunisce tutta la famiglia, quella di Arte per te e quella di Arte per te live, diciamo così. E allora, questo video tag è veramente la seconda volta che lo giro. Si chiama L'arte del make-up e dapprima ho provato a girarlo in maniera canonica, cioè ora sentirete le domande e a domanda avrei dovuto rispondere anche mostrandovi dei pezzi di make-up. Però sinceramente montando il video ho visto un'ombretta che non c'entra niente con il canale Arte per te. Parlando anche con Elena abbiamo convenuto che pur rimanendo il tag il medesimo per entrambe, perché l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo ideato insieme, pensa tu, faccio le domande e poi non mi ci ritrovo nel rispondere, no? Quanto è strano. In realtà a me piace tantissimo vedere video di make up, vedere ragazze che mostrano i loro prodotti, sono curiosissima di questo, ma poi quando mi sono vista io mi sono vista un proprio un pesce fuor d'acqua, proprio ridicola nel fare questo. E allora ho cercato di mantenere il tag uguale ma riportarlo all'interno delle corde di ciò che ci interessa di più su questo canale, che è l'arte. Risponderò quindi alle medesime domande di Elena, però lei nel suo argomento che è il make-up e io col mio argomento che è appunto l'arte. Cominciamo subito, sono solo 7 domande ma con questo preambolo l'ho fatto diventare un video lunghissimo, ma era doveroso. Associa a queste tecniche artistiche i tuoi prodotti di make up facendone vedere almeno 3. Olio che usi quando vuoi un make up più corposo, quindi voi ditemi quali sono i vostri 3 elementi che fanno del vostro make up un make up più corposo e coprente. L'acquerello quando volete un make up più leggero, fresco e veloce, e pastello quando volete un make up più colorato e allegro. Io invece a questo punto ho selezionato 3 opere bellissime che mi sembrano invece l'esplicazione più sublime di queste 3 tecniche, dove ci sono dei visi di donna bellissimi che rappresentano ognuna uno di questi tipi di make up, come questi tipi di make up possano essere esaltati e come già effettivamente potessero essere già carpiti da pittori famosi. E vi parlerò del ritratto di una giovane donna di Tamara Lempicka, dove appunto si vede un volto molto sofisticato, carico, molto coperto di trucco, con una pelle così porcellanata e quelle labbra così rosse tipiche dell'artista, che fa vedere un trucco veramente evidente che vuole significare la presenza di una femminilità cospicua, di una femminilità che comunque non perde il suo posto davanti all'incedere della modernità, l'acquisizione di un ruolo fondamentale nella società come quello della donna. Del resto il make-up tutt'oggi è la parte che ci contraddistingue dagli uomini in una società in cui l'appiattimento del sesso è per lo più avvenuto in quasi tutto, specialmente soprattutto naturalmente nella popolazione occidentale. Il make-up colora il volto durante il giorno e ci mantiene femmine.
femmine fatali anche quando, no? È proprio la tecnica più coprente, quella con un trucco più accentuato, come per esempio in molti quadri di Tamara Lempicka con quei rossi stupendi sulle labbra, sono quelli che donano alla donna maggiore caratterizzazione e maggiore femminilità. Quest'opera, nella fattispecie, è un olio su tela del 1928, quindi un'epoca in cui la donna riscopriva il suo ruolo fondante all'interno della società e ne costruiva il successivo gradino, che era quello appunto della, ahimè, per certi versi, perdita del ruolo femminile chiuso in una chiave domestica. Dico ahimè perché per certi aspetti molte cose ce le siamo perse, ma per fortuna anche perché questo ha portato a un'autonomizzazione della donna che si evince anche dal trucco stesso, e questo per l'olio mi sembrava un quadro veramente esplicativo. Per i pastelli invece vi faccio vedere un bellissimo profilo disegnato da Edouard Manet. Si tratta del profilo di Irma Brunner, dipinto nel 1881 se non sbaglio, ed è completamente a pastello. Come vedrete, questa donna così raffinata è anche nella sua incarnato così porcellanato, è comunque un tripudio di sfumature e colori, una pelle compatta, un rossetto bello rosso evidente, si evince proprio la cura per il carpire anche parte del make-up di questa donna, si riescono a carpire i tratti del mascara, di quello che oggi si chiama mascara, di quello che oggi si chiama rimmel, il kajal, la matita, è tutto molto netto, gli occhi molto neri, la bocca molto rossa, i colori molto definiti, gli incarnati molto sfumati, proprio degni del tratto del pastello. Anche nel trucco di tutti i giorni si può portare un messaggio di questo tipo. Un pastello è un tono ben accentuato, dà un'eleganza fresca, perché se vedete appunto questo quadro, questa donna così imbellettata, così curata, sia nella capigliatura che nel cappello che nelle vesti, ha comunque un non so che di veloce, di fresco, tipico di questo stile che è il pastello. Per l'acquarello invece preferisco il grande Renoir col suo chapeau noir, che raffigura una bellissima ragazza in cappello nero, dove la freschezza della tecnica si ritorna anche nella freschezza del viso di questa giovane donna, bellissima, le gote rose, l'incarnato color carne, ma un color carne salutare. Renoir è un pittore allegro, voi lo sapete, ve l'ho sempre detto, e questa allegria, questa leviità, questa leggerezza, questa innocenza anche del tratto si riscopre all'interno di questo bellissimo viso di donna. Questo è un ritratto del 1880 e vedete come queste donne che si intersecano, si incontrano e si scontrano negli anni in momenti diversi hanno tutti un dato comune: il make-up, la femminilità, certe volte più accentuata, certe volte più sfrontata, certe volte invece più romantica, ognuno nella sua epoca. Sicuramente i pittori che vi ho citato sono tutti pittori che stavano molto attenti alla femminilità delle donne che presentavano, e quindi presentano donne nella loro reale concezione. È come una cronaca indiretta di quello che è stato il make-up nei secoli, no? Guardate anche i quadri in questo modo per capire come il make-up sia evoluto nel tempo o involuto, non lo so, decidete voi questo. Spero che questo tag trattato in questo modo vi piaccia, perché ci fa parlare di un argomento che a noi donne piace tanto, come il make-up, senza escludere i maschietti, che anche lì possono trovare una nota di cultura all'interno di quello che è un elemento fondamentale della cultura occidentale e anche orientale. Il trucco è qualcosa di molto importante per tutte le culture. Nella cultura occidentale è stato demandato alle donne, anche se adesso gli uomini stanno ritornando, mentre nelle altre culture, nelle culture orientali, nelle culture africane, non è delegato alla figura femminile, ma che invece è precipuo anche della figura, anzi molto spesso è più importante per la figura maschile. Quindi non sottovalutiamo il make-up etichettandolo come qualcosa di futile, ma guardiamo nella parte culturale che da sempre, come vedete testimoniato all'interno delle opere d'arte, è esistita. Una parte sociale, una parte che rispecchia l'evoluzione appunto della società anche nelle forme della sua decorazione. Passiamo alla seconda domanda. Il make-up è un'espressione d'arte o solo un modo per migliorarsi? Allora, nel mio caso è soltanto un modo per migliorarmi, per non far spaventare il prossimo quando si accosta alla mia persona, ma sicuramente è un'espressione d'arte, è un'espressione della decorazione, del modo estetico che ogni
popolo adotta per rapportarsi ai suoi simili. È un condizionamento culturale, una sovrastruttura culturale, perché noi nasciamo senza make-up e il fatto di doverci imbellettare è sempre stato parte di una cultura del un po' mimetizzarsi, un po' imitare quelli che sono i concetti della natura, un po' quello del porgersi in maniera culturalmente adatta a quello che è l'aspettativa comune. Per esempio, un'analisi del make-up odierno delle persone, quella che rimarrà all'interno dei quadri sarà una donna estremamente curata, una donna priva di peli, quindi con le sopracciglia molto curate, senza baffetti, altro che Frida, senza peli superflui, una donna molto curata sia nello sguardo, con molto make-up, però con un aspetto molto spesso salutare e naturale. Una conquista un po' artificiosa e artificiale della naturalità, quando poi sappiamo bene che, tolte le vesti del trucco, molte di noi siamo pallide, molte di noi non abbiamo un colorito molto spesso spento. Cosa va moltissimo di moda in questo momento? Le creme uniformanti, le BB, le CC, le DD cream. Perché? Perché tendono a ridarci quel colorito che una volta le nostre nonne avevano naturalmente. Anticamente bastava darsi due pizzicotti per essere subito più belle, non un po' di talco in viso per avere una pelle delicata, perché questo purtroppo è lo specchio di ciò che è la risultanza sociale di questo momento. Ciò che mangiamo, ciò che respiriamo, ciò in cui siamo immersi determinano un cambiamento anche nel derma, nel modo di essere. E allora ecco che il make-up risolve le aspettative sociali, ridonando quella che viene vista come la situazione ideale di un volto, di un viso. E questo è stato sempre nella storia. Nel 700 la pelle doveva essere totalmente bianca perché non doveva essere toccata dal sole, perché una pelle abbronzata era sinonimo di pelle che andava a lavorare, che andava a coltivare, quindi non simbolo di nobiltà, e quindi per essere sofisticati le donne si incipriavano totalmente, ma anche gli uomini, perché c'era la credenza secondo cui, qui vi metto qualche quadro, e come potete vedere queste donne tutte imbellettate, incipriate, con queste capigliature acconciate che molto spesso erano, che sempre erano posticce, no? Ma anche gli uomini erano imbellettati e incipriati per due ordini di ragioni: perché non ci si lavava spesso, perché si pensava che i pori della pelle dovessero essere occlusi per non far entrare gli spiriti maligni all'interno dell'incarnato, e quindi ecco che si andava ad incipriare tutto il viso, si andavano a mettere unguenti e cere per far sì che il tutto venisse ben bene nascosto, quindi l'incarnato scompariva, e allora ecco la cocciniglia sulle guance per ritornare rosei, e dei pigmenti sulle labbra per il rosso della voluttà, che comunque doveva essere sempre presente in un'epoca così frivola per certi aspetti e femminile come quella del 700. La terza domanda dice: il make-up ha un'età? Beh, cari signore e cari signori, il make-up sicuramente ha un'età, e dico cari signori anche perché proprio è l'età che fa cadere i signori in quella che è la pecca più ingenua in qualche modo, che è la tinta del capello, no? Quando ci cominciamo a ingrigire, cosa che in realtà non sarebbe per nulla necessaria, perché la vita ha dell'età, e come la vita anche il make-up segue dell'età. E adesso ve lo testimonierò con delle opere d'arte bellissime. Il primo quadro che voglio mostrarvi è quello che rappresenta l'età dell'adolescenza. È un Gustav Klimt del 1912, un olio su tela, ed è ritratto di Mada Primavesi, una ragazzina dolce, tenera ma furba, ingenua ma nello stesso tempo in potenza. Si vede già tutta la femminilità che quel corpo ancora adolescenziale può esprimere. Un look fresco, delle gote rose tipiche di quell'età, con un occhio vivace da cerbiatto, limpido, ma non caricato di trucco, le labbra appena corallo, appena accentuata quella femminilità che col tempo avrebbe preso il sopravvento su un corpo ancora così adolescenziale. Una ragazzina come se ne potrebbero vedere tantissime al giorno d'oggi,
con la freschezza tipica della sua età. E quindi il suggerimento per le giovanissime è quello di non caricarvi di make-up, perché il make-up da ragazze invecchia terribilmente, mentre la bellezza della freschezza della vostra età non potrà mai più ritornare. Sfruttatela finché ce l'avete, perché come vedete da quest'opera, la femminilità data dalla naturalezza la ritroverete solamente in età anziana, con quel quid in più che è dato dall'esperienza e che poi vedremo nelle opere d'arte. Ma adesso sprigiona una sensualità e una femminilità esagerata, perché siete donne in potenza, è la donna che sarà, e quindi lascia presagire tutto quello che questa magnifica creatura potrà fare in futuro, e la sua femminilità è data proprio dalla sua naturalezza. La seconda opera di cui vi voglio parlare, sempre di Gustav Klimt, è Ritratto di signora. Qui si parla dell'età successiva, quella ragazza è diventata donna, non ha più 16-18 anni, non ha più 20 anni, è nell'età che va sì dai 20 ai 35, e allora ecco che il make-up giunge in soccorso per far sprigionare quel quid in più di femminilità. Le gote da rose naturali diventano di un rosso sfacciato, le labbra diventano più rosse e sensuali e turgide, anche la posa diventa più ammiccante e l'occhio è totalmente truccato, aiutato da una cornice di matita che ne intensifica lo sguardo, uno sguardo ormai pronto per reggere il confronto con chi ci sta davanti. Adesso la donna si sta facendo più consapevole, più grande e più conscia delle sue potenzialità e della sua sensualità, ed ecco che appare splendida all'interno di un make-up che le incornice il volto, incoraggiando all'esagerazione. Ecco, la fascia di mezzo è la fascia in cui si potrà osare sempre, dai 20 ai 35 anni divertitevi con il make-up e provate tutto quello che vi va di provare. E torniamo a Renoir per parlare di questo tipo di donna, e vi faccio vedere La Loge del 1874. La protagonista la vedete imbellettata, perché appunto a teatro sta guardando l'opera e vedete che il trucco è un trucco presente ma non sfacciato, la innocenza delle gote scompare, il trucco si fa tutto un incarnato più uniforme, si ritorna a cercare appunto l'uniformità nell'incarnato, occhi e bocca in primo piano, è una soirée di gala, quindi un bel rossetto rosso che incornicia delle splendide labbra non esagerate, perché naturalmente la modificazione del viso di una donna avviene, e quindi naturalmente a parte la chirurgia estetica le labbra si assottigliano, e allora ecco che sì, il rossetto rosso c'è, ma non è più invadente come nel quadro precedente e sensuale, perché il labbro assottigliandosi ritrova una dimensione più dimessa. È una donna bellissima che si fa guardare, che si aiuta anche moltissimo dall'apparecchiatura totale, quindi la capigliatura molto curata, la tinta del capello più chiara che rischiara il volto, quando un volto appassisce è bene aiutare con toni più chiari e caldi, sappiatelo sempre, e anche la tintura del capello fa parte del make-up, non lo dimentichiamo mai, il colore che noi scegliamo è un posticcio che scegliamo ci accompagna e incornici il nostro volto, non rimanendo una semplice cornice, ma con il suo riflesso illuminando, indurendo, spegnendo il nostro volto. Quindi state molto attenti anche quando scegliete la tintura. A un'età più matura conviene schiarire il tono. E vedete come gli uomini, i pittori in questo caso, stavano molto attenti a questi particolari. Anche oggi gli uomini stanno molto, molto attenti a questi particolari, secondo me. Guardate come questi uomini di cui vi ho parlato abbiano colto quella che era l'essenza sociale del make-up, inquadrandola all'interno dei loro quadri. Non pensiate che questo sia una casualità data dalla copia della realtà, ma il pittore, ricordatevi sempre, sceglie sempre cosa rientra, e quindi nella scelta sta insito il gusto di ciò che si è scelto. E dopo questo quadro di una donna ancora bellissima e giovane, parliamo della quarta età, quella della senilità, quella che ci accompagnerà verso il diventare vecchi. Ho scelto un altro quadro di Auguste Renoir, e ho scelto proprio Madame Renoir per le over 60, diciamo così. E, in questo quadro vedrete una donna la cui bellezza non è
è data dal belletto, ma è data dallo sguardo. E allora, crescendo, andando avanti con l'età, il suggerimento è quello di eliminare il superfluo. Il tempo non si può cancellare, ma il tempo ci valorizza. La sicurezza che traspare dallo sguardo di una donna matura, la bellezza che traspare magari da qualche chilo di più che si è accumulato nel tempo durante le scene con la famiglia, il fatto che il capello diventi bianco, non ce li amo tutti questi momenti di invecchiamento. Io già ho deciso che verso i 55 anni taglierò i capelli e li farò bianchi, sale e pepe. Non so, è una cosa che sento proprio mia, il non invecchiare artificialmente. Ovviamente rispetto tutti coloro che non condividono questa decisione, che non vogliono invecchiare in maniera naturale, però quello che si evince dal quadro della signora Lenoir con Bob, con Cagnolino, è il fatto appunto che la bellezza sia data dalla vita trascorsa, dalle consapevolezze acquisite, dalla esperienza che oramai è diventata parte di noi, dal fatto di essere sicure del nostro essere donna, indipendentemente da come appariamo. Sebbene questa donna appare bellissima in questa sua rubiconda tranquillità, il volto è ritornato roseo, ma non di fard, non di blush, ma del calore della vita. Il capello è argenteo, ma non vecchio, non stantio, sta bene come cornice di quel viso tranquillo. Il corpo è morbido, come morbida è la consapevolezza del fatto che si è vissuto una vita in comunione con chi ci vuole bene, con chi ci è voluto bene, e che non bisogna vivere per farsi accettare in maniera posticcia, ma bisogna vivere per accettare in maniera tranquilla e serena. E questo è il messaggio che voglio dare a tutte le donne: siate vezzose, siate civette, come lo sono io, però sappiate sempre in fondo al vostro cuore che non è il make-up che vi fa apprezzare, non è la vostra bellezza esteriore, che prima o poi per tutte noi finirà. Per alcune non è mai cominciata e per altre non finirà mai, diciamo così. Però lo stesso, nella stessa medesima maniera, siamo tutte donne bellissime, perché bellissima è la nostra vita solo per il fatto di essere tale, di essere vive e di poter partecipare di questo insieme che è il mondo. Se poi vogliamo metterci un po' di colore, io sono la prima a dire perché no. Bene, passiamo alla quarta domanda. Sono lunghissima, lo so, ma questo tag mi sta piacendo in questa forma. Hai mai creato un make-up ispirato ad un artista? E se sì, quale? E se no, quale ti piacerebbe? Sì, li avete visti? Eccoli qua i miei make-up ispirati agli artisti. Trovate Dalì, Frida, la Mona Lisa. Insomma, ci siamo divertiti. Anche da Mercoledì Adams per raccontarvi dell'Isola dei Morti di Brooklyn. Insomma, tanti altri ne vorrò fare. Sicuramente, però, vorrò imitare qualche altro maschetto, perché mi ha divertito molto usare il make up per cambiare sesso e quindi diventare un maschio, come è stato nel caso di Dalì. Da piccolina ogni tanto subivo delle influenze, allora usavo la foglietta d'oro molto klimtiana, diciamo così, qui sull'occhio, ma non è un bel esperimento, non fatelo, sono cose che faceva una bimba scema di nome Ombretta. Comunque sì, mi sono molto ispirata al mondo dell'arte per creare dei make up che potessero divertirvi nei video e soprattutto solo a carnevale, perché non sono pazza, ci tengo a precisarlo. Molte volte voi mi chiedete di fare dei video in costume, io li faccio sì, ma a carnevale ragazzi, non durante tutti i giorni. Vedi il trucco come una cornice al tuo outfit o una parte essenziale di esso? Come vi ho detto, il trucco è un condizionamento culturale e quindi una moda, e quindi non può essere una cornice, ma è un tutto che poi sia coordinato, quello è un altro paio di maniche. Quindi il trucco è una parte essenziale del mio essere. Io non esco mai struccata, per esempio, ma ci sono persone che lo fanno, bravissime, bravissime. Io no, non mi sento a mio agio. In questo non sentirmi a mio agio, siccome proprio non mi sento a mio agio, sto molto attenta ad abbinare il trucco, il make-up al mio outfit. I colori che usi per truccarti sono anche i tuoi preferiti? No, perché io sono molto alla Renoir per quanto concerne i miei outfit e il mio modo di concepire il colore, quindi colori freschi, colori allegri, colori della natura, i verdi, i rosa, i blu, molto molto presenti nel mio abbigliamento, mentre totalmente quasi assenti nel trucco, dove uso semplicemente i colori della terra, i colori naturali. Il colore a cui non potresti mai rinunciare è quello che usi sempre, senza il quale non ti senti caratterizzata,
qual è quindi il colore principe sia per quanto concerne il make up che per quanto concerne la vita che per quanto concerne l'arte, come vi ho sempre detto, per me è un non colore, cioè il bianco, la luce. Infatti vedete come ho scelto per caratterizzare e per farvi capire cosa sia il bianco una statua di Canova, Amore e Psiche, dove in questo abbraccio voluttuoso tra amore e psiche trovate il bianco in tutte le sue mille sfumature. Vedete come un non colore dia dinamicità al tutto, esaltando la luce. E allora anche nel make up i punti luce, la stessa cosa che vi consiglio, i bianchi assoluti. I bianchi assoluti sono fondamentali nella vita. Guardate questa statua come viva dei suoi bianchi, immersa in un fondo nero, l'unica salvezza che ha è uscire dal bianco. Sebbene Canova molto spesso patinasse le sue statue con un rosa, questa l'ha lasciata assolutamente bianca e secondo me è stata proprio la carta vincente di Amore e Psiche, che è un continuo movimento di ombre, perché sono proprio le ombre che baciandole, spostandosi, fanno sì che questa statua continui a rotolare nell'aereo, continui a abbracciarsi continuamente, a cambiare continuamente modo di essere durante l'arco della giornata, a seconda di come la luce la colpisce, assume un pathos più o meno intenso. Più bianca è, meno passionale appare, più scura è, più voluttuosa e passionale questa si rivela. Il bianco è in assoluto, secondo me, il colore più importante e mi rappresenta anche molto, e mi sento molto bianca anche al mio interno. In senso di purezza assoluta no, ma in senso di onestà, trasparenza, in senso di luce, quello sicuramente sì, è un must che mi sono data, l'essere il più pulita possibile, diciamo così, no? Per quanto la società non cerchi di sporcarci, noi cerchiamo di avere sempre il nostro omino bianco al nostro fianco, che nel mio caso è mio marito, che mi è l'altra parte del mio essere bianca, no? Quando io ho dei dubbi mi confronto con lui e subito ritorno a capire qual è il tono di bianco a cui voglio appartenere. Stessa cosa nel make up, bianco sempre. La cipria che uso è totalmente trasparente bianca, ve lo dico perché è giusto anche rispondere al tag, eh? I colpi di luce sono quasi totalmente bianchi, la matita dentro l'occhio molto spesso bianca illumina lo sguardo e lo arricchisce. Curiosissima di sentire cosa dirà Elena di questo tag affrontato in questa maniera, lei di certo non se lo aspetta, e soprattutto sono curiosissima di ascoltare anche le risposte di Elena, che dalla sua bocca mi piacciono tantissimo. Io ripeto, adoro guardare i video di make up, potrete vedere nella lista dei canali a cui sono iscritta, che sono iscritta a una miriade di canali di make up. Purtroppo ho affrontato questa strana situazione di non superare questo gap, questo mio limite, non sono riuscita a prendere prodotti e a mostrarveli, non per snobismo, non perché mi senta superiore, asso perché mi sento inferiore, non ho la conoscenza e la capacità di illustrarvi nella maniera più idonea un qualcosa di cui non, che uso così all'impronta senza avere una consapevolezza piena. Ognuno si dice il suo mestiere, io questo faccio, se vi volete accontentare mi farà piacere. Vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi aspetto sempre sul mio Instagram, spero che questo tag vi piaccia, rispondete, e voi di Arte per Te rispondete sia nelle forme del tag classico, quindi quello make up posto, che nelle forme artistiche, cercatevela, fatevela. Io mi sono divertita tantissimo a fare una ricerca nel mondo del make up all'interno delle opere d'arte, guardate che ci sono tanti argomenti che possono interessare tutti, che si ritrovano anche nel mondo del make up. Tanto tempo fa fece un tag simile con le scarpe nelle opere d'arte, casomai vi metto qua il link se vi può interessare, perché tutto è trattato all'interno delle opere d'arte come una sorta di cronaca della società, si chiama testimonianza indiretta, e la testimonianza indiretta che ci viene dai quadri è il riscontro di ciò che molto spesso noi vogliamo cercare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi rimando al canale di Elena che è bravissima, a cui mando un grande bacio, a cui chiedo scusa se ho tradito il senso precipuo del tag, ma penso che ti sia piaciuto anche così perché tu sei una grande artista. Vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video, che spero sia di Natale. Arriveranno prestissimo anche i video cronaca dell'incontro di Bologna e vedrete, della fiera del mondo creativo, così potranno vedere cosa è successo anche tutti quelli che non c'erano, ma non vi preoccupate, ci saranno sicuramente altre occasioni. Basta parlare, è durato tantissimo. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, arrivederci al prossimo video.